assoluto protagonista al Taliercio. Gentile fuori. 4 ruoli diversi dall'1 al 4. Ecco il confronto tra Gentile e Cauquenas, con Gentile che scarica per Sanders, la tripla da parte di Raquel Sanders, e arriva il massimo di Meraveremenco, che non possono essere ottimali. Palla qui e dentro di Gentile, Sanders, gran palla di Alessandro, meno 11 con la tripla di Cauquenas. Gentile in post basso marcato, vuole il raddoppio, ecco, dallo stesso giocatore lituano, poi rischia in questa giocata Alessandro Gentile, ma ancora una volta la premiata di Gentile Sanders. Il cronometro poi decide di accelerare, lo scarico per Kalniedis, ora Di Nicolao in difesa sul giocatore lituano, Sanders non se la sente di prendersi questa conclusione, fino in fondo il pallone sporcato da Bruno, il recupero di Sanders, c'è spazio per Lafayette che arma il tiro da tre punti. Termine del secondo periodo, 31-26 adesso per l'Olimpia, che ha cambiato passo. Sanders sfidato al tiro dall'angolo, a segno Rakim Sanders. Sul più 7, sul 35-28, Kalnietis per Sanders, il tiro di Sanders è perfetto. Mamma mia, nella partita assolutamente. Cauquenas, c'è spazio per De Nicolao perché Kalnietis è caduto, è un mago Sanders che vola ad appoggiare, De Nicolao si deve levare, è un gioco da ragazzi. Noi eravamo un anno prima in punti reali, 86, ha perso 87, eravamo a fai conto terzi a Caserta con Nando Gentile, con Tanjevic in panchina, Barese con Joe Isaac. Si lotta a rimbalzo, McLean, la palla è milanese e poi va da Sanders che già dall'altra parte può attaccare Veremenko, va forte fino in fondo a segnare Rakim Sanders. Ancora Lafayette con spazio per Kalnietis che deve assolutamente tirare, se ne avvede tardissimo, sbaglia Sanders, è incredibile a rimbalzo, canestro e fallo di Rakim Sanders. Di McLean, tanto spazio ancora per Veremenko, passaggio brutto di Della Valle, recupero Olimpia, Lafayette si ferma, Sanders a schiacciare. Lafayette time out per Reggio Emilia. 19 punti per Sanders, 18 Gentile, 14 Calnetti, Lafayette, 8 anche per Simon e 6 McLean, una ottima di... Appena segnato un canestro, subito Menetti lo ha rimesso a marcare il regista milanese. Dentro anche Cerella, si va da Sanders, la difesa di Polonara che lo sta limitando a differenza di quanto successo nelle prime due partite, poi... Parrillo in difesa su Simon, il gioco a due con Sanders, ancora una volta impegnato nell'uno contro uno su Simmons. Questa volta fa la cosa giusta Sanders, ha difeso benissimo la Christian Bo. Il piede sinistro. Secondo me è arrivato dopo qui Lafayette. Ed era quindi in movimento. Grazie alla nostra regia per l'inquadratura che, almeno secondo il nostro punto di vista, ha messo Sanders un po' di chiarezza. Ecco qui il momento. Della Grissimon, poi il gran rimbalzo di Rakim Sanders, sembra quasi l'allenatore Menetti, attenzione, sale continuamente il blocco di Sanders che si apre per il pick and pop, prova ad andare dentro di potenza contro Della Valle, c'è un canestro da parte di Rakim Sanders. Sanders dopo aver battuto Della Valle va a giocare, spara canestro contro Polonara, ancora una volta Gentile e Sanders, con Sanders che va a forzare questa conclusione. Parlavamo di talento, di Avrenovic, c'è tutto chiuso, si riesce ora ad andare dal giocatore lituano, le finte di Aradori che fa saltare Simon, poi l'errore al tiro da parte di Aradori, l'extra possesso, ma il pallone viene regalato di fatto a Rakim Sanders, a segno Sanders, e ora è a meno 3 l'Olimpia. La vuole vincere sulla fisicità questa partita, Repescia fa saltare De Nicolao, Sanders poi si butta dentro con grande energia, sbaglia
una, due volte, poi altra palla conquistata da Sanders che cambia mano, alla fine trova il canestro Rakim Sanders, un'azione analoga, speranza per Milano. Milano deve velocizzare immediatamente. Lafayette accelera, poi la finta di Sanders che va a prendersi questo tiro da 6,75 m, giocata superlativa per Rakim Sanders che va a segno da 3 punti, subisce fallo, riporta Milano a meno 8. Fa un gran lavoro Sanders, guardate, finta il tiro, subisce il fallo, il contatto. Veremenko sbaglia anche lui, poi finisce contro la nostra postazione. Calnieti sa tutto campo, fino in fondo, lo scarico per Sanders a schiacciare. 6-0. Alza mano a dire abbiamo bisogno di voi. La vediamo qui, la schiacciata nel replay. Non ha fatto abbastanza. Ancora Sanders a realizzare in mezza transizione. Bel passaggio di Gentile. Sempre da sotto, rimbalzo Sanders che vuole correre a tutto campo. Riapre per Gentile, già dall'altra parte Gentile. Battista deve sapere, grande mestiere. Calnietis riapre per Sanders, prova a dare fino in fondo per Battista sotto canestro. Accetta il cambio Sanders, 8 secondi per andare al tiro, rubata di Sanders. Milano si vuole in contropiede, 2 contro 1, Sanders ad appoggiare. 19-5 e Menetti ha già chiamato il time out. Cerca la soluzione vincente. Qui la perla di Sanders. 19-5 per l'Olimpia dopo. E la Fiat soffre la pressione, il 3-2 la zona. Il pallone per Simon, dentro per Sanders che può andare di forza sotto canestro. Bella lettura di Simon. Simon, stessa situazione di prima, questa volta con Lafayette che esce in angolo, prende il fondo, si butta verso il centro. Di nuovo Simon, alza la parabola, poi Sanders contro Lavrinovic. Che canestro! Grande intensità. Contatti sotto canestro, alla fine esce Gaukenas. Solito picarò con Lavrinovic, attacca la linea di fondo Rimas, stoppatona di Rakim Sanders. Milano con Simon, si riapre per Machvan da 3 punti, sbaglia, rimbalzo Sanders di forza contro Veremenko ad appoggiare, è un toro Rakim Sanders. Si riporta a più 12, il pallone ancora Sanders, lo sfila per andare a schiacciare il 68-54 a 1,53 dal termine. Menetti molto arrabbiato con la terna arbitrale. Passaggio di Cincerini che prende il rimbalzo d'attacco. Prima un quasi assist, poi un rimbalzo offensivo per Cincerini. Questa volta Battista non sbaglia. La ricezione di Calienis, palla dentro per Alessandro Gentile che va ad appoggiarsi al tabellone. Poi gran rimbalzo di Battista, tiro immediato per Rakim Sanders. Eventuali hanno costato questo momento, così così. Battista a portare il blocco, altro arresto e tiro, altro errore per Gentile. Poi grande assist di recuperare il pallone. Uno slap Simon, ha esagerato. Sanders era decisamente lontano dal ferro. Questa volta però manco dalla schiacciata, la chiusa di fare in pochi secondi, fischia Darius Lavrinovic, che ovviamente va a sedersi perché è già a 4 falli in questo momento. Mazzianetti le ripropone il quintetto, tante volte visto soprattutto contro Avellino, quintetto basso con Polonara da 5 e Siliz da 4, anche perché Veremenko non si inquadratura per giudicare. Dunque altri 14 secondi a disposizione dell'Olimpia, come al solito. Magrissimo insieme ai giocatori di Milano sul ritorno, siamo a gara 6, ma torniamo a giocare. Il blocco di Matchman, Sanders, la finta su Polonara, lo batte l'uno contro uno, poi l'assist per Milan Matchman. Calnieti sa gestire questo pallone, il blocco portato da Matchman, un paio di blocchi da parte del giocatore serbo, ora Cinciarini contro Della Valle. Sanders, 6,75 m, Rakim Sanders, l'incubo di Reggio Emilia lo scorso anno con la maglia della Dinamo Sassari, vuole tornare a mettere paura al Palavigi. Milano ora sopra di 5, 2,13 da giocare. L'impressione è che questo sia il momento decisivo di gara 6. E c'è la Polonara, guardate, canestro stroncato con Stefano, Reggio solito il bonus, non è così invece per Milano. Altra situazione che favorisce in questa volata l'Olimpia. Lafayette per Sanders, la sua partenza, Rakim Sanders, Vladimir Veremenko, dunque anche senza Veremenko, Max Menetti, Sanders in lunetta, va a segno con il primo tiro libero, ma
è finita qui con il tiro sbagliato di Arimantas Kaukenas. L'Olimpia Milano è campione d'Italia, scudetto numero 27 per le mitiche scarpette rosse che completano così una stagione straordinaria. La Coppa Italia a febbraio e ora il tricolore per